Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo nuovo speciale di MTB Gran Fondo. Mi trovo in questo splendido territorio, sono nel cuore delle Dolomiti friulane. Sono a Clout, provincia di Pordenone, per andare a scoprire proprio questo bellissimo territorio. Territorio che sarà sede il prossimo 25 agosto della Gran Fondo Marathon Dolomiti friulane. Con me i ragazzi del comitato organizzatore Cellina Bike e della Polisportiva Clout che oggi andranno con me a provare il percorso. Ragazzi, intanto potete andare avanti, io vi raggiungo piano piano, un saluto e ci vediamo sul percorso di gara. I ragazzi sono partiti per scoprire il percorso della Marathon Dolomiti Friulane, tra poco partirò anch'io, ma prima però andiamo un po' a sentire il comitato organizzatore della Marathon. Una Marathon organizzata da due team, la Polisportiva Clout e il Cellina Bike. Con me anche Giovanna, presidente della Polisportiva Clout. Giovanna, due team si sono uniti per questa seconda edizione della Gran Fondo Marathon Dolomiti Friulane. Sì, sono molto contenta di questo. Questo connubio, questa sinergia è nata l'anno scorso perché si è voluto prima di tutto pubblicizzare il nostro territorio a livello turistico e insieme si è voluto anche dare una caratteristica agonistica, per cui per questo motivo ci siamo uniti al Cellina Bike. L'anno scorso è stato un successone, quest'anno è la seconda edizione e si spera che vada al meglio, anzi meglio più dell'anno scorso. Grazie Giovanna, con me anche Eddie. Eddie, una Gran Fondo giunta, come abbiamo detto, alla seconda edizione, che prevede però due percorsi in questo splendido territorio. Certo, quest'anno nella seconda edizione, visto che è anche campionato regionale, abbiamo pensato di trasformarla in marathon. Abbiamo aggiunto circa 6-7 km al percorso dell'anno scorso, con una modifica notevole sulla parte delle discese. Quindi, una volta giunti come l'anno scorso al Pradut, ci saranno degli anelli che ci porteranno a valle nella frazione di Lesis per poi ritornare al palaghiaccio, che sarà il nostro punto, diciamo, logistico, il punto anche di partenza. Sempre sulla parte bassa del paese saranno sviluppati circa un 4-5 km in piano prima di affrontare tutta la parte, diciamo, di cross country organizzata e allestita all'interno del campo scuola delle piste di discesa qui dell'area Trappini, proprio in fronte al palaghiaccio, anche perché è un'area che si presta moltissimo per essere sviluppata anche in futuro per l'ambito cross country. Per quanto riguarda la marathon, saranno 60 km, 2100 metri di dislivello che porteranno gli atleti a disputare il Gran Premio della Montagna sulla Forcella Clautana. Dopodiché ci sarà un'altra piccola breve salita per ritornare al Pradut, per poi scendere e arrivare, come si diceva prima, al palaghiaccio. Parallelamente abbiamo il percorso dei 36 km riservato alla categoria junior e aperto agonisticamente a tutte le categorie amatori. Abbiamo voluto aprire il percorso dei 36 km per dare l'opportunità a tutti coloro che non hanno una buona preparazione per raggiungere la Forcella Clautana, che è abbastanza, diciamo, pedalabile ma impegnativa, di poter disputare sia la gara ma soprattutto scoprire la nostra valle, perché è una valle molto ma molto bella da frequentare e da percorrere con le biciclette, ma soprattutto non solo mountain bike, anche i bike e anche gravel, perché sono tutte principalmente strade forestali molto accessibili e molto ben ciclabili. Mauro, presidente del Cellina Bike. Mauro, una grande cooperazione questa per scoprire questo bellissimo territorio che sono le Dolomiti Friulane, una cooperazione che nasce proprio dalla passione per la mountain bike. Passione per la mountain bike e passione per il territorio. Noi non siamo come società residenti a Clout, però abbiamo qui alcuni soci,
siamo di Montreale, all'ingresso proprio della Valcellina. Questo è il nostro mondo, è il nostro posto dove facciamo allenamento. Per noi poter lavorare con la polisportiva è un regalo che ci viene fatto, perché ci viene offerto un territorio ben curato, ben tenuto da chi ci abita, in collaborazione col comune di Clout, in collaborazione anche col parco, che ci sta dando una grossa mano per sistemare la sentieristica e i percorsi per i mountain bikers. Noi lo facciamo anche noi con passione. Lo scorso anno siamo stati premiati con una ottima partecipazione da parte di atleti e anche di chi è venuto semplicemente a vedere la gara, e speriamo di fare sicuramente meglio anche quest'anno. L'impegno c'è tutto, come diceva Edi, abbiamo rinnovato il percorso con delle discese molto molto belle, e la federazione sì, ci ha premiato dandoci la possibilità di offrire la maglia di campione regionale per chi fa il percorso marathon, e quindi stiamo lavorando per darvi il meglio, ecco. Mauro, grazie mille delle tue preziose informazioni. Ragazzi, che dire, non vedo l'ora di scoprire questo splendido territorio. Saluto Giovanna, con te Eddie ci vediamo dopo, anche con te Mauro. Che dici? Andiamo. La Marathon Dolomiti Friulane parte dallo Stadio del Ghiaccio di Clout. I primi 4 chilometri sono pianeggianti, per poi dirigersi verso le prime asperità del percorso. Subito all'inizio della gara, ma anche alla fine, c'è questo sentiero molto particolare. Mi hanno incuriosito queste sculture e sicuramente incuriosiscono anche voi. Sentiamo di cosa si tratta. Hai detto giusto, sono delle sculture che da poco noi abbiamo installato su questo sentiero che circonda il nostro paese e che è accessibile a famiglie ed anche disabili. Questo percorso è stato possibile realizzarlo grazie a dei fondi PSR e tramite il Montagna Leader, che ci ha dato un grossissimo aiuto e supporto nel sviluppare, attraverso degli artisti del territorio, questi animali, che sono tutti gli animali presenti nel nostro territorio, ovvero nel Parco delle Dolomiti Friulane. Lungo il sentiero, oltre a trovare queste sculture qui, troverete anche diversi QR code che possono essere scansionati e attraverso un'app ricevere delle informazioni in modo molto scherzoso e di gioco, che servono a interloquire con l'animale stesso e avere maggiori informazioni sull'habitat e su quelle che sono le caratteristiche della natura. Grazie Elena, ora continuiamo il nostro giro e andiamo verso il Pradut. Ora saliamo verso il rifugio Pradut, un punto ideale per le escursioni nelle Dolomiti Friulane. Il percorso della marathon alterna la strada forestale ai vari sentieri in single track nel bosco. Pedaliamo in agilità, godendoci il panorama. Qui siamo al rifugio Pradut, un punto caratteristico e veramente spettacolare della Marathon Dolomiti Friulane. E tra l'altro, Eddie, qui la gara transita per due volte, giusto? Sì, sì, qui il punto, diciamo, è l'incrocio sia per il giro corto dei 34 km che per i 60 km, quindi la marathon. Giunti qui dopo la prima salita di 12 km, arriviamo più o meno sui 20-21 km e prendiamo le prime discese tecniche, tutte in single track lungo i sentieri che stiamo preparando, e il sentiero CAI 960, per poi transitare per il giro corto verso la frazione di Lesis, invece per la marathon per spostarci verso Casera Casavento e poi affrontare la salita verso la Forcella Calzana. Eddie, cosa dici? Ne approfittiamo per mangiare qualche cosa? Direi proprio di sì, anche perché siamo in un posto che possiamo mangiare qualcosa di veramente buono.
Angelo, che meraviglia ci porti, veramente, qui al Pradut si tratti veramente di lusso. Cosa ci hai portato? Io ho portato dei taglieri tipici della zona, con dei salumi tradizionali qui della valle, chilometro zero ovviamente, e in Pradut potete trovare dei piatti tipici della nostra zona, della nostra vallata, e potete anche dormire qui in rifugio, volevo ricordarvi, e soprattutto però, oltre che mangiare piatti tipici, per svegliarvi anche immersi nelle nostre dolomiti friulane. Il rifugio Pradut è famoso per gli eventi sportivi, ha ospitato i mondiali di sci alpinismo nel 2010-2011 ed il 25 agosto vi aspetta per la Marathon Dolomiti Friulane. Dopo la pausa scendiamo dal rifugio lungo la strada forestale e lungo i sentieri, affrontando anche tratti in single track dove il divertimento è assicurato. Lungo il percorso attira la nostra attenzione un singolare cartello che indica il sentiero che conduce alle orme di dinosauro. Con una piccola deviazione andiamo a vedere, ci accoglie una splendida cascata e al di là del rio il grande masso inclinato sul quale sono impresse le due impronte del teropode, un dinosauro bipede, predatore. Facciamo una pausa, entriamo in casera, chi ci aspetta dentro? A casera Malga Casavento ci aspetta Roberta e la Elena, che ci spiegheranno come fanno i formaggi e quelli che sono anche i loro piatti tipici che accolgono tutti i bikers che arrivano qui a Casavento. Siamo all'interno di Malga Casavento, Elena, una struttura veramente affascinante e c'è un ben di Dio in tavola. Esatto, hai detto bene Carlo, ci troviamo a Casera Casavento a 947 metri sul livello del mare, dove la struttura è molto antica, storica e tradizionale, caratteristica proprio dei nostri luoghi, dei nostri posti di montagna. E la casera adesso è gestita da diversi anni e con una nuova gestione riconfermata all'azienda agricola Parutto, che ci ospitano e che sono qui appunto a produrre e vendere tutti i loro prodotti tipici che mantengono viva e salda loro questa tradizione. Roberto e Rino sono i responsabili di Malga Casavento. Roberto, ci vuoi illustrare un po' queste prelibatezze che abbiamo in tavola oggi? Certo. Allora, qui abbiamo ricotta secca da grattare sulla pasta, sui gnocchi, o anche a mangiare così, buonissima. Questa è la balaccia, tipica del paese, del posto, e si va a fare in padella, insomma, tagliata a fette e saltata in padella. Qui abbiamo formaggio speziato all'erba cipollina e al peperoncino fatto. Poi ci sono altre tante cose che si possono fare con le erbe. Al momento abbiamo questa cosa qui. E anche la polenta non manca. E la polenta non manca anche, l'insieme, anche polenta. Certo. Un po' di polenta, un po' di formaggio fresco, te mangia. Roberto, vedo il fuoco acceso, come mai? Il fuoco è sempre acceso, perché mettiamo sopra qui le ricotte ad affumicare, e quindi come adesso le ho messe qui, una volta si faceva per conservare, si mette a affumicare. E il fuoco è sempre acceso, che non vadano le mosche, prima cosa. E poi fa anche la compagnia. Certo. E si sta bene la mattina e la sera. Elena, in tavola vedo una cosa molto particolare, questo sacchettino. Di cosa si tratta?
Allora, questo sacchettino qui, come hai ben notato tu, si ricollega un attimo a quello che è il percorso che abbiamo visto in paese, ovvero il percorso delle sculture, gli animali, le impronte degli animali delle Dolomiti. Questo vuole essere un prodotto che abbiamo pensato e ideato quest'anno proprio per inaugurare questo nuovo percorso, questo nuovo sentiero e poter lasciare un ricordo indelebile di Clout, ma anche da degustare. Quindi noi abbiamo pensato che tra tutti gli animali delle Dolomiti abbiamo proprio qui a Casavento le impronte del dinosauro che ci caratterizzano e come tali abbiamo pensato di trasformarle in un biscotto che può essere assaggiato e acquistato qui sul nostro territorio. È tempo di andare, saliamo attraverso la storica strada degli Alpini verso Forcella Clautana, Gran Premio della montagna della Marathon Dolomiti Friulane. Siamo arrivati al vero Gran Premio della montagna della Marathon Dolomiti Friulane, siamo alla Forcella, molto famosa tra l'altro per dei fatti storici, e qui si assegneranno anche delle maglie molto particolari, giusto? Assolutamente sì, viene assegnata la maglia gialla al primo uomo e la prima donna che transitano qui sulla Forcella, e in ricordo degli eventi storici della Prima Guerra Mondiale, che poi sarà il nostro amico Federico che saprà meglio spiegarci i vari fatti che sono accaduti su questo passaggio. E proprio qui nella Forcella, Eddie, incontriamo anche il vice sindaco di Clout, Federico Tomè. Federico, innanzitutto grazie di ospitarci in questo bellissimo territorio che sono le Dolomiti Friulane. Qui siamo a un punto molto particolare, come ha detto Eddie, qui si assegneranno le maglie gialle al primo uomo e la prima donna che transiteranno proprio in questo punto, a ricordo di un fatto particolare, storico. Tu sai anche lo storico del territorio? Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Qui siamo in Forcella e volevamo ricordare gli eventi bellici avvenuti nel novembre 1917 in seguito alla ritirata di Caporetto. Fondamentalmente qui ci fu uno scontro fra reparti alpini, reparti bersaglieri e arditi da una parte e dall'altra austriaci e tedeschi del battaglione alpini del Württemberg, dove militava all'epoca l'allora tenente Rommel, che diverrà poi famoso durante la Seconda Guerra Mondiale come la volpe nel deserto. Lui transitò appunto di qua. La particolarità è anche ricordare il fatto che questi militari tedeschi presero nei giorni seguiti all'inizio della ritirata da Remanzacco, precisamente da un deposito dei bersaglieri ciclisti, recuperarono una serie di biciclette dei bersaglieri ciclisti e le trascinarono letteralmente fino in Forcella per poi, in seguito al combattimento, correre verso Clout in maniera più veloce. Il tutto per arrivare poi a Longarone per cercare di bloccare la ritirata della quarta armata dal Cadore. Ecco, questa è stata la battaglia della Forcella Clautana, è stata poi il preambolo della battaglia di Longarone avvenuta poi nei giorni successivi, comunque del novembre 17. Da Forcella Clautana si sale ancora fino a raggiungere il Col de Tonon a quota 1611 metri, poi il ritorno verso Clout affrontando la Forra del Cholesan ed il sentiero degli Alpini Artit. Prima di arrivare in centro a Clout, per noi ancora una pausa per scoprire altre tipicità di questo splendido territorio. Abbiamo fatto una piccola deviazione dal percorso gara perché ci ha attirato l'attenzione un'azienda agricola molto particolare. Dove ci troviamo, Elena? Qui ci troviamo all'azienda agricola Saliette, che prende il nome dal posto e, come ben potete vedere, la potete trovare all'interno del percorso ciclabile. Produciamo prodotti tipici, tra cui il pestiz, il più tipico, che è un prodotto appunto realizzato in Valcellina e Valvajont, e grazie alla conoscenza
delle persone di Clout del posto, abbiamo potuto recuperare e con il patrocinio di Slow Food stiamo proponendo anche al di fuori della regione e diciamo anche a livello nazionale e internazionale. Ragazzi, i punti di interesse qui alla Marathon Dolomiti Friulane sono tantissimi e io mi sono nuovamente fermato perché mi ha attirato ancora un'azienda agricola. Un'azienda agricola che produce questa volta una grappa del territorio. Elena, di cosa si tratta? Ebbene Carlo, oggi siamo qui dall'azienda agricola Montiselle, che prende anche essa il nome dal posto in cui ci troviamo. È la seconda azienda agricola che troviamo lungo il percorso ciclabile che collega Clout con Cimolais, a pochi metri veramente dalla ciclabile, attraversando una piccola zona boscata, è possibile raggiungere questo meraviglioso posto, che di per sé è anche qualcosa secondo me di magico. Qui in nostra compagnia c'è anche Cosmo, un bellissimo gatto, il gatto della fattoria. Marco? Parliamo però ora di prodotti, parliamo di queste splendide grappe che abbiamo davanti a noi, ma non solo, qui producete anche cosmesi, giusto? Sì, esatto, siamo partiti inizialmente proprio dalle grappe e dai liquori. Abbiamo il liquore alla Stella Alpina, che forse siamo anche gli unici nel Triveneto a farla. Poi abbiamo il liquore al Tormentilla e poi abbiamo anche il liquore al Pino Mugo. Inoltre produciamo anche cosmesi naturali a base di Stelle Alpine e non solo, quindi anche con camomilla, con arnica. E quindi adesso stiamo intraprendendo appunto questo percorso, ecco, basato più che altro sulle piante officinali. Negli ultimi chilometri, prima di arrivare al Palaghiaccio, si attraversa l'anello cicloturistico in centro a Clout, attraversando i luoghi più suggestivi del paese, la piazza e la chiesa di San Giorgio, le tipiche case in pietra con i caratteristici porticati, il museo della Casa Clautana con anche la ciasa da fum risalente a 4 secoli fa, con il focolare privo di canna fumaria che ha annerito l'interno. L'arrivo è posto al Palaghiaccio, ma noi andiamo un po' oltre per conoscere meglio il Parco Naturale Dolomiti Friulane. Il parco faunistico Pian Pinedo di Cimolais merita sicuramente una sosta e qui incontro anche Simone, che è assessore al comune di Cimolais. Simone, questo parco veramente è splendido, è gestito dal Parco Naturale Dolomiti Friulane ed è un'ottima occasione per entrare in contatto con la natura. Sì, esatto, è un parco di 35 ettari di gestione del comune di Cimolais, alla quale abbiamo affidato al Parco Naturale delle Dolomiti Friulane la parte che riguarda tutte le visite e la gestione del centro visite. Qui si possono trovare appunto una ventina di capi di cervo che sono allo stato abbastanza libero, anche se sono chiusi in un recinto. Si può appunto entrare e visitare appunto gli animali, poi abbiamo un centro visite, poi ci sono due percorsi, uno medio e uno alto, salendo di lì, il quale con un po' di fortuna si possono incontrare anche camosci, caprioli e anche dei stambecchi. E qui al Parco Faunistico Pian Pinedo finisce il nostro viaggio alla scoperta della Marathon Dolomiti Friulane. La Marathon Dolomiti Friulane, diciamo, è uno stimolo per ampliare un po' quello che è il discorso bike a Clout e non solo, in tutto il parco. Certamente la Gran Fondo e Marathon delle Dolomiti Friulane è stata per il comune di Clout e poi per tutti i comuni della Valcellina un grandissimo stimolo nel proseguire in un progetto molto più ampio, che è quello di ampliare tutta la rete escursionistica e fruibile dalle bike e da tutto il mondo del ciclismo, sia su strada, fuori strada, che gravel piuttosto che e bike, ma anche accessibile alle famiglie. Il comune di Clout, in collaborazione con tutti i comuni della Valcellina, ha di recente fatto un grande investimento sullo sviluppo del biciplan, ovvero un piano che permette di portare a termine e dare degli investimenti futuri su quello che è lo sviluppo di tutta la sentieristica delle bike e delle infrastrutture che servono per
proseguire al meglio su queste strade. E abbiamo scoperto finora tanti tragitti molto belli che fanno parte della gara, ma c'è molto molto altro che si sta lavorando anche per un prossimo futuro, proprio per la ciclabilità di questa zona. Assolutamente sì, all'interno del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane vi sono altre valli che oggi purtroppo per motivi di tempo non siamo riusciti a percorrere, però comunque già la Val Settimana, per riuscire ad arrivare sul rifugio Pussa, che ha una possibilità di accesso sia alle e-bike piuttosto che alle mountain bike, piuttosto che la Val Cimoliana in comune di Cimolais, sono altre valli che sono un fiore all'occhiello del nostro territorio. Quindi tanti progetti futuri per il mondo bike proprio qui nel Parco delle Dolomiti Friulane, ma prima di tutto c'è un evento importante ormai alle porte, che è la Marathon Dolomiti Friulane. L'amministrazione vi accoglie a braccia aperte. Siamo contenti che queste manifestazioni vengano fatte sul nostro territorio per portare comunque il nostro territorio a essere conosciuto anche fuori dall'ambito regionale. E un invito anche naturalmente dal comitato organizzatore. Eddie, vi aspettiamo tutti il 25 di agosto per sbizzarrirvi sui due bellissimi tracciati da 34 e 60 km. Le iscrizioni sono aperte. Potete seguirci sulle pagine social Gran Fondo Dolomiti Friulane e vi rinnovo di nuovo l'invito a venire a Cloud in Valcellina alla Marathon Dolomiti Friulane. Ragazzi, che dire, quindi da parte dell'amministrazione e da parte anche del comitato organizzatore l'invito è ad essere qui il 25 agosto per la seconda edizione della Marathon Dolomiti Friulane. E da Cloud è tutto, un saluto da Carlo Rosa, la grande mountain bike di MTB Gran Fondo torna come sempre la prossima settimana.